Philippe Calzanti, buongiorno, grazie per essere qua. Philippe Calzanti è sindaco di Neuilly, è candidato indipendente alle legislative francesi. Io vorrei cominciare da un elemento di attualità. Le faccio vedere una foto che purtroppo ha terribilmente attraversato le immagini della televisione di questo periodo. È Mohamed Merad e la vicenda terribile che si è svolta a Tolosa. Lei che valutazione ne dà di questa vicenda tremenda? Questa immagine è il simbolo della barbarie, la barbarie islamista e radicale in Europa. La cosa insopportabile attualmente è vedere che questo uomo è stato in grado di fare in Europa, nel XXI secolo, degli atti di barbarie inimmaginabile. Qualcuno che è stato cresciuto in Francia, che è vissuto in Francia, che è stato indottrinato, direi, purtroppo, dalla propaganda anti-israeliana, che è diventata propaganda antisemita da parte della maggior parte dei media. Si è arrivati a odiare gli ebrei, ma odiare anche la Francia. Il risultato qual è stato? È che è andato ad ammazzare 4 soldati francesi in modo selvaggio e poi è andato a fare qualche cosa di inimmaginabile, prendere dei bambini, ucciderli come ha fatto lui. Purtroppo è il fallimento della società francese nell'arrivare a tutto questo e la grossa responsabilità, lei ha visto la foto che ha mostrato, che è un estratto di un'immagine di France 2, il canale pubblico francese. Purtroppo France 2 ha partecipato a questa propaganda che hanno sviluppato nello spirito di Mohamed Merad, questo antisemitismo, e che poi è andato a indottrinarsi anche nelle moschee radicali. Philippe Calzanti giustamente sottolinea il ruolo che hanno i media, la comunicazione su questo problema. C'è un problema di antisemitismo in Francia, un problema ricorrente o rinascente? Je crois qu'il n'y a pas. L'antisemitismo in Francia ha cambiato volto. Antisionismo più che antisemitismo, direi. Però nessuno al mondo ha odio contro, non so, il Laos, il Nicaragua o la Colombia. C'è contro Israele. Ci sono delle persone che si svegliano la mattina per andare a manifestare il loro odio contro Israele. Che sia una nuova versione dell'antisemitismo, ma non so, è la versione, direi, commestibile dell'antisemitismo del XXI secolo. E credo che la cosa più importante, se vogliamo fermare questo antisemitismo che ha devastato la Francia nel mese di marzo, adesso è ora di porre fine a questa propaganda anti-israeliana e la denuncia di questi crimini immaginari da parte di israeliani che crea crimini veri e propri in Francia. Philippe Calzanti, lei è stato molte volte polemico nei confronti della politica che il presidente Sarkozy ha avuto nei confronti della Palestina. Per quali motivi? Io sono stato eletto, sono deputato di destra, sono attualmente sindaco di Neuilly, la città di Sarkozy, quindi lo conosco Sarkozy. Il problema di Sarkozy per quanto riguarda il Medio Oriente è che lui non capisce veramente quello che succede. Per lui è un tema tra gli altri, uno dei tanti. Il suo entourage è ostile a Israele e non se ne rende nemmeno conto. Ha dei consiglieri diplomatici che sono estremamente incompetenti su questo tema, ha dei consulenti di stampa che sono incompetenti e il problema è che il risultato della sua politica in Medio Oriente è estremamente ostile nei confronti di Israele. Lui stesso ne conto perché ripete continuamente: sono amico di Israele. Ma in fin dei conti poi i suoi atti sono in realtà ostili. Tutte le condanne di Israele all'ONU, tutte le pressioni che ha cercato di fare nei confronti di Israele senza mai chiedere di porre fine al terrorismo. Allora quello che succede in Medio Oriente adesso è un'educazione all'odio, sempre da parte araba, e finché non si porrà fine a questa incitazione non si arriverà alla pace. Quando ho i nostri bambini oggi a porre fine a odiare Israele, allora potremmo avere veramente una situazione di pace. Ovviamente ci sembra fondamentale che il terreno della solidarietà, dell'incontro e del dialogo diventi il terreno su cui ci si confronta quando si parla di questo problema millenario, storico, che riguarda Israele e riguarda ovviamente la Palestina. Le sembra in questo momento, nella situazione data, che ci siano delle spinte che vanno in questa direzione e possono essere sostenute in modo da arrivare ad una soluzione?
Non c'è nessuna soluzione possibile attualmente finché ci sarà l'incitamento alla violenza da parte araba. Purtroppo questo incitamento è alimentato anche dai media occidentali e questo è un qualche cosa che bisogna capire bene. Se i tedeschi e i francesi hanno potuto fare la pace 70 anni o 65 anni fa, probabilmente è perché si è posto fine all'incitamento all'odio in Germania e in Francia contro i popoli vicini. C'è anche un altro problema vasto, cioè l'espansione dell'Islam radicale in Europa. Io penso che la nostra difesa dei valori giudeo-cristiani nel Mediterraneo e in Israele, che è il riparo dall'aggressione barbarica dell'Islam contro il nostro, io credo che sia molto importante capire che l'Europa e Israele sono alleati per arrivare a un qualche cosa e che se il mondo, che il mondo arabo è malato di questo estremismo, oggi bisogna chiedere al mondo arabo di fare il suo aggiornamento, se posso così dire, e di fare il suo Vaticano II, ad esempio. Voglio fare un'ultimissima domanda, le chiedo una risposta breve. Abbiamo parlato prima anche con i nostri ospiti a proposito della Danimarca, del modello di integrazione. Il modello di integrazione europeo in generale le sembra che funzioni oppure, come dire, è una questione aperta alla quale ci dobbiamo ancora largamente confrontare? L'integrazione dei 27 paesi europei? Penso che anche qui si è lavorato senza lavorare sulle opinioni pubbliche in precedenza, non si è dato il tempo giusto alle cose, abbiamo lasciato agglomerare 27 paesi uno dietro l'altro per fare in modo, per far creare gli Stati Uniti d'Europa, per metterli in competizione con gli Stati Uniti, la Cina o l'India. È totalmente artificiale, io penso che bisogna diventare modesti e capire che l'Eurolandia, così come l'abbiamo creata, non può funzionare ab eternam perché ci sono dei paesi così diversi, con dei sistemi economici, fiscali e di bilancio che sono talmente diversi. Io vengo dal mondo della finanza, posso dire una cosa: è inconcepibile immaginare che Eurolandia possa perseguire con questo modello senza avere una rivisitazione e una correzione. Perfetto, abbiamo ascoltato l'opinione di Philippe Carzanti. Il processo di integrazione europea è ovviamente un processo aperto. Abbiamo anche raccontato come la partecipa a questo grande movimento, tutti vogliamo partecipare, consapevoli dei problemi che ci sono e consapevoli che adesso arriva anche